Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo. Oggi facciamo la recensione completa della telecamera di videosorveglianza della TP-Link, cioè la Tapo C110. Tutto questo subito dopo la sigla. E benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo. Oggi, come promesso, vi parlerò di questo dispositivo, cioè la telecamera di videosorveglianza della Tapo, il modello è il C110. Stiamo parlando di telecamere che, a differenza delle nostre precedenti recensioni, sono full compatibili con Alexa e Google Home Mini. Infatti, attraverso determinati comandi, possiamo far apparire la nostra telecamera anche sul nostro televisore o smartphone. Ma adesso andiamo un secondo a vedere più nello specifico come funziona la nostra telecamera. Scusa, non ho capito. Perfetto, lascia stare. E partiamo un secondo dalla recensione in sé, andando un secondo a parlare della nostra telecamera, cioè il contenuto della nostra scatola. All'interno della nostra scatola ci troviamo l'alimentatore, la telecamera, il manuale di istruzioni e delle viti per il fissaggio al muro. La telecamera di per sé, per essere associata, è veramente molto semplice. Infatti non ho neanche registrato il video su come si associano, ma basta collegarlo alla presa di corrente di casa, aspettare che la telecamera si avvii e, una volta avviata, collegare la rete wifi della nostra telecamera al nostro smartphone. Una volta che è avvenuto l'accoppiamento tra il nostro smartphone e la sua rete wifi che crea la telecamera, saremo pronti al secondo passaggio, cioè l'accoppiamento tra il wifi della telecamera e il wifi di casa, e saremo fin da subito pronti per visionare la nostra telecamera. Infatti ho saltato questo passaggio perché ci andremo a concentrare più nello specifico nel modello di oggi. Appunto, è un modello da 3 megapixel, quindi stiamo parlando di una qualità ben superiore al Full HD, con un maggior dettaglio. E la differenza tra la C110, che è questa, e la C100, che è invece il suo modello base, è praticamente nulla. Infatti stiamo parlando di un prezzo di 24,79€ in confronto a 24,33€. Ve l'ho volute prendere tutte e due per mostrarvi un secondo, tra le varie puntate, come sono queste telecamere. Ma adesso andiamo un secondo a parlare invece dell'aspetto esteriore della nostra telecamera, e cioè: questa telecamera ha la possibilità di registrare su un supporto esterno? Sì, si può registrare su un supporto esterno, ha un ingresso per una micro SD che possiamo inserire fino a 64 GB, e per farvi capire, io ho montato una 16 GB e ci permette di registrare circa 3 giornate di registrazione continua, quindi non su rilevazione in movimento. Oppure possiamo attivarla appunto su rilevazione in movimento, e quindi appena rileva un movimento la nostra telecamera, attraverso il sensore frontale, ha proprio un sensore fisico davanti alla nostra telecamera, rileverà il movimento e in automatico andrà a registrare i 20-30 secondi di movimento. Non solo, la nostra telecamera è anche all'avanguardia. Infatti non solo abbiamo il video, abbiamo anche l'audio, quindi ha un microfono frontale che riesce a prendere fino a una circonferenza di 5 metri, quindi un'area di circa 5 metri, e non solo, ha anche gli infrarossi per la visione al buio, ma non solo, ha uno speaker bidirezionale, quindi non solo microfono, ma abbiamo anche l'altoparlante per, in caso vogliamo utilizzarla come se fosse una sorta di citofono, possiamo utilizzarla per parlare con l'interlocutore dall'altra parte e avere delle proprie effettive chiamate. E questo è veramente veramente molto utile, anche perché se dobbiamo urlare addosso ad esempio al nostro animale domestico, piuttosto che c'è qualcuno fuori dalla porta, in questo modo riusciremo a segnalare la nostra presenza o comunque dare degli avvisi da remoto. Ma adesso andiamo un pochettino più nello specifico, andando a vedere un secondo l'app in questione. L'app in questione è l'applicazione di Tapo, appunto della TP-Link. Si scarica dall'App Store come anche dall'Apple Store. Una volta installata all'interno ci troveremo l'elenco di tutte le telecamere, e una volta che saremo pronti a utilizzarla, effettivamente è veramente molto semplice. Basterà cliccare sulla telecamera che vogliamo visionare e ci aprirà la nostra telecamera in questione. Voi state vedendo tutto in playback, ma io vi spiegherò un secondo più generalmente come è composta l'applicazione. Invece c'è anche un menu più specifico, perché il setup non avviene sulla nostra telecamera, ma avviene attraverso applicazione. Quindi l'applicazione all'interno ha
diverse impostazioni. Impostazioni che possono essere, ad esempio, come la visione notturna, la visione normale, forzata, oppure può essere automatica. Non solo, all'interno delle impostazioni possiamo andare anche a aumentare, a diminuire la qualità video della nostra telecamera. Come ad esempio possiamo impostare se mettere la registrazione su cloud oppure la registrazione su scheda SD, attivare delle funzioni extra, e soprattutto abbiamo anche la possibilità, appunto, di rimuovere magari eventuali distorsioni, rimuovere eventuali problematiche di frequenza della corrente di casa. Insomma, ci sono veramente tantissime informazioni, ma io qui ho un lato negativo che dirò in tutte le tre puntate, per essere il più sincero possibile, ed è praticamente che ho scoperto che su ogni singola telecamera che noi andiamo ad acquistare, per utilizzare l'intelligenza artificiale che si vantano tanto quelli della TP-Link, bisogna pagare. E pagare, voi direte, ma sì, saranno 99 centesimi, cioè già abbiamo sborsato dei soldi per la telecamera, perché dobbiamo anche pagare per delle funzioni in più? No, in verità non sono 99 centesimi, sono ben 3,99 euro circa al mese, se non mi ricordo male, o addirittura 69 euro annuali per una telecamera, ragazzi, eh? Quindi voi fate il conto, se avete già tre telecamere, quanto vi viene fuori? E questa è, secondo me, una limitazione che Tapo o TP-Link non doveva fare, e questa è proprio una brutta cosa da mettere all'interno di una telecamera che tu vai ad acquistare. Poi, per il resto, la telecamera è anche composta di una possibilità di impostare la registrazione continua, registrazione su movimento, non registrare, e addirittura abbiamo anche la possibilità di condividere il nostro dispositivo non attraverso FTP, non attraverso HTTP, non attraverso servizi terzi, ma solo con l'applicazione Tapo. E anche questa qui, secondo me, è una grossa limitazione, perché ci sono alcuni servizi, ad esempio, che utilizzano gli FTP o comunque la connessione di rete per salvare su NAS, su unità di rete, però facendo così, limitandola, diventa un po' difficile. Ora, la cosa però interessante, veramente molto interessante, è che la condivisione può essere fatta in due modi: in sistema ONVIF oppure in sistema, appunto, in cloud. Quindi qualcun altro deve scaricare l'applicazione, inserire la sua email e tutto, e praticamente pronto all'utilizzo. Se no, la funzione con l'ONVIF è praticamente compatibile con i registratori fisici di VR o NVR. Di conseguenza, insomma, è tutto un tran tran, dobbiamo fare mille giri, insomma, non è proprio il massimo della sicurezza. Però comunque la nostra telecamera ci permette anche questa cosa, cioè c'è questo modo di espanderla, diciamo. Ma ora, bando alle ciance, e andiamo un secondo a parlare del test video. Quindi siamo arrivati quasi alla fine di questa recensione, andiamo un secondo a mostrarvi il test video effettuato con questa telecamera. Non stiamo mostrando dei video registrati dal telefono, ma li abbiamo direttamente recuperati dalla scheda SD all'interno della telecamera. Questo è quello che state vedendo, è la qualità effettiva del 2K, chiamiamolo così, della nostra telecamera. Non è chissà che qualità eccelsa, però ci permette di avere un dettaglio alto dell'immagine, di conseguenza ci permette di recuperare, in caso di furti o altro, anche delle immagini molto molto nitide. La stessa cosa però non posso dire per gli snapshot. Gli snapshot sono i fermi immagini, o meglio le foto fisse, e ho notato che effettivamente il dettaglio che esce fuori è proprio una cosa bruttissima da vedersi. Ed è questa, cioè questo è un esempio, è un'immagine veramente piccolissima, in bassissima risoluzione. Infatti credo che questo, visto che vale anche per gli altri modelli, non vi mostrerò più in un secondo episodio, però comunque, come state vedendo, non è il massimo della qualità video. Però stiamo parlando di una telecamera che funziona di solito sotto IP e tutto esterno, cioè c'è tutto un loro giro. Quindi, valutazione finale di questa telecamera. La telecamera in questione costa 24,93€, una roba del genere, a costo veramente basico. È una delle migliori, secondo me, telecamere a quel prezzo, che non volete spendere troppo, ma soprattutto avere un risultato buono. E questo era un secondo l'episodio della Tapo C110. Spero che il video vi sia piaciuto, e niente, ragazzi, ci vediamo a una prossima puntata.